intervento di questa natura metterebbe in crisi il 50% della struttura presente qui a Arezzo, che è quella, diciamo, impegnata nel settore della telecom. È questo l'allarme lanciato dalla FIOM CGIL in merito al futuro dei dipendenti che lavorano nelle aziende in appalto telecom. Questo pomeriggio sitina di protesta dei lavoratori che hanno fatto sentire così la propria voce di fronte alla prefettura di Arezzo, ma anche la propria preoccupazione. Quanti posti si potrebbero perdere nella provincia di Arezzo? Nella provincia d'Arezzo, dentro a questo settore, tra direttamente legati a Econet e indotto, si parla tra gli 800 e i 1000 posti di lavoro. Poi non è detto che tutti dovessero perdere il lavoro, perché ci sono altri segmenti, ma un buon 50% potrebbe essere a rischio in un'eventuale riorganizzazione o ristrutturazione. Portare alle aziende a viaggiare sempre un ripasso enorme, e a sua volta quando l'azienda non guadagna, anche l'operaio, ci sarà sempre diminuzione dello stipendio, diciamo che è stato in passato e continuerà. E non mi sembra una cosa giusta. Si rischiano parecchi posti di lavoro, anche alla luce delle ultime decisioni che ha preso la TIM, grazie alle spinte che ci sono state purtroppo dei governi e dell'Agicom, quindi ci vogliono fare una societalizzazione della rete. Non si sa chi c'entrerà, perché non si sanno ancora bene i dettagli, e loro rischiano quanto rischiamo noi che siamo interni. E quindi siamo qui oltre che per loro anche per noi, perché siamo tutti una grande azienda, siamo tutti colleghi, quindi nessuno escluso, loro sono come noi e i nostri salari sono i loro.